Davis con gli Internazionali d'Italia che già vinse nella passata stagione. Ma Jeff Leisk è nelle posizioni di rincalzo, vediamo ora, siamo in prossimità del traguardo. Belkeners, un ritorno di questo pilota olandese di eccellente livello. Ecco, intanto Rossi passa per la prima volta davanti al traguardo, davanti a Buzar. Vediamo dove si trova Jeff Leisk, che è molto attardato. Eccolo in undicesima posizione Jeff Leisk con la sua onda numero 3, quindi per Alex Buzar, mentre vediamo andare Vekkonen a rilento con la Yamaha numero 9. Eccolo Leisk, lo avete visto, con il numero 3, mentre in testa alla corsa resta Rossi con il numero 3, Franco Rossi, pilota della KTM, campione italiano in carica della 500, alle prese con, ed eccolo col numero 3 Jeff Leisk, che si trova in tredicesima posizione, è il contendente principale nella corsa a questa affermazione. Mark Belkeners con il numero 55 in terza posizione, partito come riserva. Ricordiamo anche che dobbiamo lamentare l'assenza di due grandi vedette del motocross statunitense, Danny Schmidt e Sean Kalosh, che si sono infortunati. Sean Kalosh, lo ricorderanno gli appassionati che hanno seguito giovedì la nostra differita da Castiglione del Lago, si è infortunato nel corso della seconda manche, mentre per Donny Schmidt l'infortunio è occorso in prova a Lignano durante la settimana. Si tratta per entrambi di danni facilmente recuperabili, ma con qualche settimana di convalescenza. Per Sean Kalosh si tratta di una lussazione al femore, per Donny Schmidt una frattura alla mano. E vediamo intanto come si risolve questo confronto tra Franco Rossi con la KTM numero 13 e Alex Buzar con la Suzuki numero 1. In questo momento Alex Buzar avrà avuto le segnalazioni del caso dal suo box, può evitare di correre dei rischi, ma è sempre bene avere la pista sgombra davanti a sé, quindi deve certamente superare Franco Rossi. Ma l'insidia Leisk è molto lontana. Quando siamo nel corso del terzo giro, la pista di Arco di Trento, che sta ospitando questa gara combattuta, vedete le segnalazioni dei box ai piloti. Ecco sempre Franco Rossi davanti ad Alex Buzar. Dicevo, la pista di motocross del ciclamino qui ad Arco di Trento è un impianto molto attivo, che rientra in un programma direi turistico. Intanto vediamo che Buzar attacca Franco Rossi, perde leggermente il controllo, gli salta un piede dalla pedana, ma riesce comunque a conservare il controllo del mezzo. All'esterno tenta l'attacco su Franco Rossi, poi incrocia la traiettoria. Vediamo una fase molto combattuta con Alex Buzar che non riesce a superare Franco Rossi, che con la sua KTM 500 riesce a mantenere il comando. Dicevamo di questa pista ricavata alle pendici di un costone che caratterizza la località trentina di Arco, e rientra in un programma addirittura di impostazione turistica della provincia di Trento. Ed ecco ancora Alex Buzar nel tentativo di superare Franco Rossi, che padroneggia il mezzo su questa pista molto tortuosa e che quindi praticamente non è il terreno ideale per le 500, che hanno maggiori doti di allungo ovviamente.
ed è sempre la 250 la moto ideale su ogni percorso. Il motocross, grazie alla prevalenza dell'aspetto guida, consente di partecipare alle stesse gare con moto di cilindrate diverse, poiché più o meno i tempi sono gli stessi con tutte le cilindrate, con qualche eccezione naturalmente su certi campi dove può prevalere il maggiore allungo, la maggiore elasticità delle 500, ma viceversa ci sono anche campi dove le 500 possono risultare penalizzate. Vediamo la situazione della gara mentre le immagini ci continuano a mostrare Franco Rossi, campione italiano della 500 su KTM davanti ad Alex Puzzar, vice campione del mondo della 125 e campione italiano della 125 con la Suzuki numero 1, Suzuki affidata per la gestione alla squadra di Michele Rinaldi, l'ex campione del mondo ora passato tra le file dei manager. Ed ecco Mark Velkeniers, ex pilota della Gilera quando la Gilera partecipava al campionato del mondo di motocross, in terza posizione, e quindi Goldaniga in quarta posizione. Ancora eccellente il comportamento del giovane pilota italiano, attualmente impegnato nel servizio militare. Quindi in quinta posizione il cecoslovacco Kovar, in sesta Loris Gatti, quindi l'austriaco Sulzer, e quindi in ottava posizione Jeff Leisk, che precede Corrado Matì. Jeff Leisk quindi sta progredendo in ottava posizione. Ed ecco Puzzar di nuovo nel tentativo di superare Franco Rossi. Franco Rossi controlla comunque. Particolarmente soddisfatto Alex Puzzar del comportamento della sua Suzuki. Intanto si è fermato un altro pilota della Suzuki, Pedro Drachter. E quindi dicevamo di Leisk, che precede Corrado Matti, che è l'unico pilota ufficiale della Husqvarna e che parteciperà quest'anno al campionato del mondo della 125. Sempre Rossi al comando. Meno di un secondo ovviamente tra Rossi e Puzzar, che stanno combattendo gomito a gomito, si può dire. In molte curve il giovane 22enne piemontese riesce ad avvicinare il pilota spezzino. Ed ecco che viene segnalato a Marco Felicetti, si trova in dodicesima posizione, pilota delle Fiamme Oro, ed è il migliore tra i poliziotti in gara in questo momento. Ecco Mark Velkeniers, terzo con la sua Kawasaki a 16 secondi, precede Goldaniga che è a 25 secondi di distanza. Ma continuiamo a seguire questo bel confronto tra due piloti emergenti della scuola italiana. Franco Rossi è stato impegnato nella classe 500 nella passata stagione, è stato preceduto da un altro italiano, Cavatorta. Intanto vediamo che c'è la caduta di Michele Fanton, che era stato tra i protagonisti più agguerriti nella seconda manche, era riuscito a piazzarsi al secondo posto alle spalle di Alex Puzzar, che ora ha preso il comando della corsa. Alex Puzzar aveva vinto la seconda manche davanti a Fanton, Jeff Leisk, Mark Velkeniers, Ismo Bekkonen, Peter Kovar. Pertanto Michele Fanton era riuscito a riportarsi di nuovo in una posizione di evidenza. È stato anche Michele Fanton uno dei piloti che hanno firmato con prestazioni di grande prestigio il campionato del mondo nelle passate stagioni, senza purtroppo riuscire a vincerlo.
Michele Fanton si è piazzato al quinto posto nella passata stagione con la Suzuki ed eccolo l'Aisk che cerca di superare Sulzer, si trova ora in sesta posizione. Alex Puzar non deve consentire all'Aisk di superarlo. Al momento ci sono 5 piloti tra i due, 4 piloti, ho preso l'Aisk, che si trova in sesta posizione. Poiché un punto di differenza a favore di Laisk obbliga Puzar ad arrivare davanti allo stesso Laisk. Eccolo, Laisk, vice campione del mondo della 500, sarà tra i protagonisti della prossima stagione della mezzo litro, mentre ricordiamo che il campione del mondo Torpa ha cambiato casacca, è passato alla Kawasaki e Gebbers ha annunciato di disputare la sua ultima stagione. Gebbers è in gara, ha avuto dei grossi problemi nelle altre due manche e ha avuto problemi anche in questa manche, risulta ritirato al momento. Eccolo Jeff Laisk con la sua Honda 500 quest'anno ufficiale ed ecco Alex Puzar al comando di questa terza manche della terza prova degli internazionali d'Italia di motocross, manifestazione d'apertura della stagione internazionale abbastanza vivace. Ricordo che si è corso anche a Daytona il Supercross, ha vinto Stanton davanti al francese che ormai corre con licenza statunitense, il campione del mondo Jean-Michel Bahil. Per quanto riguarda gli internazionali d'Italia sono alla quarta edizione, nella passata edizione vinse Alex Puzar davanti a Strijbosch, entrambi con le Suzuki, e Laisk in terza posizione. E intanto vedete che Rossi ha avuto un piccolo intoppo. Per quanto riguarda invece la edizione 88 vinse Gebbers e l'edizione 87 fu vinta da Pekka Vekonen. Per quanto riguarda il programma iridato ha subito una modifica, non inizierà con la trasferta sudamericana, sono state cancellate le due prove della 125, per cui gara d'apertura del mondiale 125 a Montevarchi il 22 aprile. Poi il campionato del mondo toccherà il territorio italiano il 29 aprile a Maggiora con la 250 e il 24 giugno a Cingoli con la 500. Ricordo anche che il 25 di marzo a Faenza si disputa la prova italiana del campionato d'Europa, un campionato che consente di vedere quali sono i nomi nuovi del motocross europeo. Torniamo su Alex Puzar quando siamo abbastanza avanti con il tempo di gara, siamo all'incirca a 16 minuti di gara, quindi 4 minuti prima dello scadere del tempo regolamentare, probabilmente un paio di giri, dopodiché verrà segnalato ai piloti che mancano due giri alla conclusione. Laisk ha guadagnato un'altra posizione, si è portato davanti a Goldaniga, ma è a 32 secondi da Alex Puzar. Alex Puzar al comando con la sua Suzuki del team Rinaldi, davanti a Franco Rossi che con la KTM segue in seconda posizione. Ecco intanto Michele Fantone, avete visto sulla maglia porta il numero 5, il quinto della classifica eredità della 250, ma in questa gara corre con il numero 8. Intanto vediamo un concorrente che si è fermato col numero 21, si tratta di Romano Nannini, il pilota toscano che con la Honda era in, vediamo un po' la classifica del campionato, Nannini occupava la 26esima posizione. Ecco Jeff Laisk
Jeff Leisk all'attacco di Sulzer. Anche Sulzer sta viaggiando molto bene, precede Leisk dall'inizio della corsa, quindi stanno rimontando insieme. Ed ecco Franco Rossi che ora ha visto il suo svantaggio nei confronti di Kuzar, portato a oltre 7 secondi. Kuzar è stato un autentico dominatore di questa prima fase della stagione, ha dominato una gara internazionale in Francia dove ha notevolmente impressionato, e poi è stato il pilota più impressionante in questi internazionali d'Italia. Non era partito molto bene Alex Kuzar, che aveva totalizzato solo 28 punti nella prima prova di Mantova, dove era scivolato, poi però ha recuperato bene nella seconda prova di Castiglion del Lago, dove è riuscito a vincere una manche, portandosi così a quota 76 con 92 punti per Jeff Leisk e 83 per Donny Schmidt. Donny Schmidt poi purtroppo si è fatto male durante la settimana in allenamento e pertanto Kuzar ha visto ridursi il fronte degli avversari con il solo Jeff Leisk in grado di infastidirlo nella corsa alla affermazione, verso l'affermazione che al momento Alex Kuzar sta costruendo, dominando anche questa terza manche dopo aver dominato in maniera autorevole le prime due. Nella prima manche era stato assolutamente imprendibile il 22enne pilota di Cuneo e aveva preceduto un eccellente Golden Eagle, e poi nella seconda manche invece ha preceduto Michele Fantone. Ed eccolo Jeff Leisk, davanti a lui dovremmo vedere Sulzer. Vediamo se l'inquadratura ci mostra se è avvenuto già il sorpasso o no in questa fase. Credo di no, aspettiamo che i piloti si portino davanti al traguardo. Passa Alex Kuzar sul traguardo, passa anche Rossi, li sentite nominare nel momento in cui transitano sul traguardo. Aspettiamo Mark Belkeniers, mentre le immagini ovviamente ci mostrano la testa della corsa in questo suggestivo scenario del bosco. Ed ecco Mark Belkeniers che passa davanti a Sulzer e Leisk, il terzetto in lotta per il terzo posto. Eccolo Mark Belkeniers, Sulzer e Leisk. Tre giri alla conclusione, sta infatti per essere esposto il cartello dei meno due giri. Anche Sulzer che è in quarta posizione in sella alla KTM, quindi Kuzar con la Suzuki, Rossi con la KTM, Belkeniers con la Kawasaki, Sulzer con la KTM, Jeff Leisk con la Honda. E questo è il quintetto dei piloti che sta animando la corsa, mentre ricordo che prendono punti fino al quindicesimo come nel mondiale, pertanto segnaliamo anche il bel sesto posto di Golden Eagle, il settimo di Gatti, poi cecoslovacco Kovar in ottava posizione, in nona posizione Corrado Maddii, quindi gli altri italiani, in undicesima posizione Monti, in tredicesima Cavatorta, quattordicesima Fanton che abbiamo visto alle prese con qualche imprevisto, e quindi in quindicesima Pignotti, un altro nome nuovo del cross italiano. È in una fase Kuzar veramente concreta, sottoposto ad una intensa educazione. Ed ecco intanto che Sulzer ha passato Mark Belkeniers, anche Leisk passa. Belkeniers si trova ora in quarta posizione, diventa sempre più insidiosa, due giri dalla conclusione, la presenza di Leisk per quanto riguarda la corsa verso la fermazione in questi internazionali d'Italia.
non deve assolutamente sbagliare Alex Puzar, perché a 30 secondi di distanza si trova Jeff Leiski, il suo contendente. Ecco Michele Fanton con la Suzuki numero 8. Dicevamo di Alex Puzar, mentre le immagini ci mostrano un altro protagonista del cross italiano, abbiamo visto Franco Rossi. Dicevamo di Alex Puzar che si è sottoposto ad una autentica trasformazione nel carattere, nel tipo di applicazione, grazie all'esperienza e anche alla capacità di Michele Rinaldi. Oggi Alex Puzar è un autentico professionista. Sembrava che avesse, non dico poco, ma comunque c'erano molti che ritenevano che non ne avesse tutte le chance per diventare un pilota di primissimo piano sulla scena mondiale. Invece ora Puzar è veramente un pilota che meriterebbe di vincere il titolo mondiale. Nella passata stagione è giunto secondo dietro a Trampas Parker, che ha vinto il titolo della 125. Ricordo che anche Parker ha licenza italiana, ha vinto con la KTM, ed ecco intanto che le immagini ci mostrano Jeff Leisk alle prese con Sulzer, anche questo pilota austriaco della KTM. Si sta mettendo in evidenza, ed eccolo Alex Puzar, pilota che si è imposto, come dicevamo, una disciplina veramente ferrea, e lo dimostra, e i risultati offerti in questo inizio di stagione dimostrano che è l'unico modo possibile per mettere a frutto un talento che nel caso di Puzar non ha mai creato dubbi in nessuno. Ecco Franco Rossi, campione italiano della 500, in seconda posizione con la sua KTM, e è ancora esposto il cartello dei 1.2 giri, quindi stiamo per vedere Puzar, eccolo, che affronta l'ultimo giro. Infatti è stato girato il cartello, ultimo giro per Alex Puzar. E pertanto deve ora difendersi in questi ultimi 2 minuti e mezzo di gara, deve difendersi soprattutto dalla mala sorte, perché solo quella può consentire a Jeff Leisk di arrivare sul traguardo prima di lui e pertanto soffiargli la fermazione in questi internazionali d'Italia. Per quanto riguarda Franco Rossi, è in quinta posizione nella classifica degli internazionali d'Italia al momento, ma può fare un passo avanti, esatto, perché ha davanti a sé Sean Kalosh, che ha quota 64, che non ha preso parte. Ed ecco, vediamo che Alex Puzar si lascia andare di fronte a un pubblico entusiasta, con qualche esibizione. Sono numerosissimi i fans di Alex Puzar nel motocross. Uno sport che evidentemente vanta numerosi affezionati tra i giovani, che non disdegnano di seguire i loro beniamini un po' dovunque. Si vedono ora lungo le piste gli stessi cartelli che si vedevano una volta per Michele Rinaldi e Corrado Mattini, striscioni che poi si ritrovano anche sulle piste più lontane. Eccolo Alex Puzar che si avvia alla conclusione di questa terza manche della terza prova degli internazionali d'Italia di motocross, una tripletta che sottolinea la grande competitività di Alex Puzar, che può pertanto affrontare il campionato del mondo della 250, dove ritroverà Trampas Parker e tanti altri avversari, in una stagione che possiamo guardare con particolare interesse ed anche con un pizzico di ottimismo. L'affermazione di Alex Puzar negli internazionali d'Italia è la premessa più concreta che autorizza queste speranze e questo ottimismo. Ed eccolo alle ultime battute, alle ultime curve, Alex Puzar, che quindi si conferma
autentico fuoriclasse della scuola italiana, assucchiato dall'esperienza e dalla classe di Michele Rinaldi, quel poco che gli mancava per essere il pilota numero uno in assoluto dello scenario italiano, e chissà che forse il 1990 non ci regali un altro campionato del mondo. Eccolo Alex Puzzar mentre aspettiamo l'arrivo di Franco Rossi ed il podio che si completa con Jeff Leisk, che intanto ha superato Welkeners e l'austriaco Sulzer, che si è ritirato proprio in questo giro. Si conclude qui pertanto questa parentesi degli internazionali d'Italia di motocross, una parentesi che ha regalato buone premesse agli appassionati italiani di motocross in vista del mondiale, di cui ricordo il primo appuntamento il 22 aprile a Montevarchi con la 125, poi l'appuntamento della 250 a Maggiora il 29 aprile e l'appuntamento con la 500 a Cingoli il 24 giugno. Per quanto riguarda il pubblico televisivo, l'appuntamento più vicino è quello con il campionato d'Europa di Faenza, che si svolgerà il 25 di marzo. Da Arco di Trento è tutto per oggi, un saluto. Nessuno ci credeva. Forse solo lui covava la speranza di ripetere il successo conquistato 12 mesi fa. Alex Puzzar, il cui talento è da sempre fuori discussione, ha dato prova nell'ultima gara degli internazionali d'Italia di aver acquisito anche quella determinazione che è propria dei grandi campioni. Sulla pista di Arco di Trento, fatta apposta per esaltare le sue doti di combattente, il pilota della Suzuki ha messo in atto l'unica tattica possibile, quella dell'assalto all'arma bianca. C'erano da recuperare ben 16 punti di distacco dal leader della classifica provvisoria, l'australiano Jeff Leisk. Solo vincendo tutte e tre le manche, sperando nel contempo in un passo falso del rivale, Puzzar ce l'avrebbe fatta. Entrambe le condizioni si sono verificate e così il pupillo di Michele Rinaldi ha conquistato per la seconda volta questo ambito trofeo di inizio stagione. Un successo ancora più significativo se si pensa che mai come quest'anno la partecipazione agli internazionali d'Italia era così qualificata. La vittoria di Puzzar fa ben sperare gli appassionati italiani in vista della stagione ritata, che vedrà il pilota della Suzuki impegnato in una categoria, la 250, difficilissima. Sono partito bene. E era una pista avvantaggiata di 250 e quindi ho preso subito la testa nella prima e seconda manche. L'ho trovato molto facile, però nella terza manche io e Franco abbiamo fatto un duello che è stato molto bello, e potevo anche non farlo io, però niente, mi sentivo bene, quindi ho duellato fino alla fine e ho avuto la meglio. Ora mi sento bene, però bisogna vedere Peppone e tutti gli altri piloti, perché anche l'anno scorso Peck andava molto piano con queste gare, poi quando inizia il mondiale lui si trasforma in un'altra persona, quindi il mondiale penso che sia tutta un'altra cosa. Bisogna stare molto attenti perché ci sono molti piloti che sono vinti. Se Rossi è stato in grado di mettere in difficoltà Puzzar, ad Arco è naufragato Jeff Leisk, che aveva ormai in pugno la vittoria negli internazionali. Una prova opaca per il grande favorito del mondiale 500, che ha avuto parole di elogio per il vincitore. Sono rimasto molto impressionato da Puzzar. Non l'ho mai visto andare così forte. È stato davvero eccezionale. Per il mondiale lo vedo molto bene. E in effetti, alcune vicende di questo inizio di stagione fanno pendere la bilancia dalla parte di Puzzar. Due temibili avversari come Sean Carlos e Joe Van den Berg, quest'ultimo compagno dell'italiano nel team Rinaldi, sono per ora fuori causa per infortunio. E quindi il lotto dei pretendenti e la vittoria nelle prime uscite ridate si restringe. Alex, comunque, sta coi piedi per terra. Almeno quando non si esibisce in salti mozzafiato. E continua... Da 2 mm ed escursione di 270.